Pescara, per tornare al successo davanti al pubblico amico, che non c'è di fatto perché non ci sono gli ultra, squalifica della curva nord, anche i gruppi tifosi organizzati in segno di protesta e solidarietà non entrano allo stadio, disertano l'appuntamento, si fanno sentire però tantissimo all'esterno dell'impianto. Pescara Olbia di fronte dunque i sardi, il Pescara che tra l'altro gioca con D'Agasso Play, non ci sono Squizzato e Franchini, rilancio di Tugnov da parte di Zeman e poi a Cornero invece di Cangiano nel tridente d'attacco completato da Merola e Cuppone, 3-4-2-1 disegnato dal tecnico dell'Olbia Leandro Greco, tanti titolari a riposo, soprattutto Ragazzu ma anche De Sena, Alex e poi Cavuoti, 2003 di Vasto. Qui la grande parata di Plizzari e la prima insidia della partita su Contini, è stato prodigioso l'estremo difensore biancazzurro su un buco sulla fascia sinistra e poi il grandissimo gol di Cuppone su cross di Milani, una bella azione che si è sviluppata molto bene sulla fascia sinistra. Guardate Cuppone, tra poco rivedremo il suo gran gol da centravanti di razza, perché prende il tempo al suo dirimpettaio, taglia verso il primo palo e poi la torsione di testa con il pallone che si insacca in modo imparabile alle spalle del portiere Rinaldi, tra l'altro tra i più bravi della formazione sarda. Poi c'è questo corner, la respinta, il controllo al sinistro di D'Agasso, il primo gol con la maglia del Pescara, tiro deviato, nulla da fare per Rinaldi. Pescara 2 Olbia 0 per il 2004, titolare nel ruolo di play, gran partita, il primo gol con la maglia del Pescara, il primo gol tra i professionisti, lo rivediamo, respinta sul corner di Tugnov, controllo col destro, il sinistro deviato, nulla da fare per Rinaldi. Vediamo ora la reazione della formazione ospite con Motolese, che è sicuramente stato tra i meno peggio, diciamo così, da squadra sarda, 2004 in prestito dal Bologna, e poi al 43esimo il 3-0, Tugnov torna al gol dopo tra l'altro due panchine, torna titolare su cross da destra, ben calibrato dobbiamo dire sugli sviluppi di questo calcio d'angolo, Aloi per Accornero, gran cross e colpo di testa a schiacciare di Tugnov, sesta rete in campionato, così come Cuppone, 43esimo, di fatto finita la partita dopo 43 minuti, e poi il 51esimo il colpo di tacco di Cuppone, vince il contrasto Aloi nel cuore dei 16 metri avversari, il suo destro quasi a giro, imparabile per il portiere della formazione sarda Rinaldi, classe 2002, ex Montevarchi. Dunque 4-0 a segno anche Aloi, e poi il Pescara che continua ad attaccare, diciamo che si accontenta un po' negli ultimi 20 minuti, ma ci sta, entrano diversi giocatori, 3 minuti di recupero, Maria Marotta della sezione di Sapri è l'arbitro di questa contesa. Pescara batte Olbia 4-0, è il quarto successo consecutivo, Coppa Italia compresa, tra l'altro in due partite 9 gol senza subire reti, e anche questo è un dato da sottolineare.